Ciao a tutti, ciao, bentrovati sul nostro canale, quinta puntata della nostra rubrica musicale. Prima ve le raccontiamo e poi ve le suoniamo. Per questo quinto appuntamento abbiamo scelto di farvi ascoltare un nostro brano originale, Un astronauta in camper. Il brano è la terza traccia del nostro ultimo album, Propaganda e Libertà, pubblicato a marzo del 2022 e registrato a 432 Hz. L'arpeggio della strofa me lo porto dietro dall'adolescenza, quando avevo scritto una canzoncina con testo differente. La struttura del brano è divenuta quella attuale nel 2014, anno di pubblicazione del mio primo disco da solista a nome Adelchi, ma aveva titolo e testo in inglese e all'ultimo momento decisi di non inserirlo nel disco. A gennaio 2022, durante la registrazione del nuovo album, ho rimesso mano al testo, che praticamente è rimasto quasi invariato, ma ho deciso di riscriverlo in italiano perché il messaggio è secondo me molto importante e volevo fosse più diretto e comprensibile per tutti. Si parla di quando a un certo punto della nostra vita si tirano un po' le somme, quello che siamo diventati, che abbiamo realizzato, e si fa un confronto con quello che si sognava da bambini. Gli anni che passano, la società e tutta una serie di fattori in qualche modo condizionano il nostro modo di vivere. In tanti, forse troppi, si adeguano a degli schemi, spesso imposti, pur di non abbandonare la loro zona di comfort, rinunciando a piccole e grandi cose in cui credevano. Un po' per paura del giudizio altrui, un po' per pigrizia, un po' per comodità, a volte anche per poco coraggio o peggio ancora per mancanza di autostima. Nel ritornello si vuole quindi ricordare che ognuno di noi è unico e inimitabile. La cosa migliore da fare non è l'omologazione alla massa, ma la ricerca di se stessi, che bisogna enfatizzare i propri talenti sfruttando proprio la nostra unicità, senza mai perdere la curiosità del bambino. E poi c'è la metafora dell'astronauta e del camper, che altro non è che uno sprone ad inseguire i propri sogni, che probabilmente il viaggio è più importante della meta stessa, che non è necessario arrivare sulla Luna, che riuscire ad emozionarsi quotidianamente facendo le cose che ci piacciono è forse il miglior viaggio che ognuno di noi possa fare. Ed ora la nostra versione, questa volta registrata per la Fondazione Estro Musicale nello storico studio di registrazione Il Cortile a Milano, giovedì 25 maggio 2023. Buon ascolto! Iscrivetevi al canale! Ciao! Adelchi and Jess, un astronauta in camper. Sì, architetto da qui, quando eri bambino ti immaginavi così. Un bambino diventa un uomo, cosa immaginavi per il tuo domani? Come pensavi fosse il mondo dei grandi? Credi ancora nei sogni? Come in quegli anni sei ancora in grado di emozionarti. Ognuno di noi è un essere speciale, unico e inimitabile. Ognuno di noi ha i suoi sogni e li può realizzare. L'astronauta non potrai mai fare, oh no, ma un giro in camper nessuno te lo potrà mai negare. Troppi adulti divenuti tali vivono di sole cose materiali dimenticandosi di loro.
sogni di bambini, rassegnandosi a quello che il destino ha messo loro tra le mani. Molti per questo rinunciano ad essere se stessi, riformandosi alla massa, perdendo così i loro veri interessi. Possibile crescere senza perdere la curiosità del bambino, non soffocare i propri sogni per poi dare la colpa al destino, credere più in noi stessi e nella potenza del divino, non adeguarsi per forza alla follia che c'è in giro. Ognuno di noi è un essere speciale, come inimitabile. Ognuno di noi ha i suoi sogni e li può realizzare. L'astronauta non potrai mai fare, oh no, ma un giro in camper nessuno te lo potrà mai negare. Pensavi fosse il mondo dei grandi, qui ancora nei sogni come in quegli anni, sei ancora in grado di emozionare.